Abbiamo parlato di luoghi e oggi vi voglio parlare brevemente del Museo Egizio, ma a dire il vero vi voglio parlare di come un progetto, un sogno si possa realizzare se a dare le gambe a questo progetto ci sono delle persone. E il Museo Egizio ha appena vissuto un momento incredibile, un sogno che è diventato realtà, la possibilità di trasformare completamente l'edificio in cui esso è ospitato in un nuovo museo moderno che ha 10.000 metri quadri, 2,5 km di percorso espositivo. E questo non sarebbe mai stato possibile se non ci fosse stata una squadra dietro, che con abnegazione e con volontà ha lavorato giorno dopo giorno tenendo il museo aperto e trasportando questi reperti che vedete di un valore incredibile e di un'età media di 2500 anni. Vedete il momento in cui la tomba di Ka, il nostro tesoro più importante, la tomba dell'architetto del faraone viene smontata, i reperti vengono messi in sicurezza e vengono trasportati nelle nuove sale. Mentre il museo rimane aperto, mentre anche in quell'anno siamo riusciti a fare 567.000 visitatori. Ma lavorare con questi oggetti è la passione che ci ha spinti a creare, a realizzare questo sogno che sembrava impossibile, quando la lotta contro il tempo diveniva sempre più stringente, quando, come in questo momento, abbiamo dovuto tirare giù il libro dei morti di Ka, 14,50 m del libro dei morti, arrotolarlo e poi srotolarlo, stando attenti che ogni singola fibra rimanesse intatta e che questo reperto unico al mondo non venisse danneggiato in alcun modo. E quello è stato un momento magico, forse irripetibile, ma la cosa che ricordo di quei momenti è la ricerca e la voglia di conoscere questa collezione, di capirla e di farla vivere. Ed un certo momento avevamo un esercito di restauratori che qui vedete, che con pazienza cercavano di reidratare i reperti, di metterli in sicurezza, di studiare le mummie, di fare la diagnostica, di capire in che modo questi oggetti potessero essere mossi per arrivare nella loro nuova sede e per poter poi essere fruiti dai visitatori. E in quel momento il Museo Egizio era trasformato, non era più un deposito di reperti, una semplice collezione, ma stava diventando un luogo di ricerca. E grazie al lavoro di tutti, vedete, alcune sale erano ancora dei cantieri, nelle altre stavamo già montando le opere e poi avevamo un esercito di operai, di signori delle pulizie che giorno e notte pulivano per far depositare la polvere di modo che poi noi di giorno potessimo mettere i reperti nelle vetrine. E così, giorno dopo giorno, ora dopo ora, il museo prendeva forma, le sale cominciavano ad essere decorate, le vetrine cominciavano a contenere i reperti, tutto veniva documentato e filmato, perché anche questa è storia irripetibile che deve rimanere, e si arrivava così al 1 aprile 2015 ad aprire il Museo Egizio. Però questo mi fece subito riflettere. Quel 1 aprile non doveva essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Beh, forse un punto di arrivo di una lunga storia che inizia 400 anni fa, quando a Torino arriva la Mens Aesia, che nel 1626, e quando si capisce che questa città indissolubilmente sarà legata all'Egitto. E pochi anni dopo, nel 1759, i Savoia mandano Vitaliano Donati, un professore di botanica della Regia Università, per andare in Egitto per trovare dei reperti che possano spiegare la mensa esiaca. E forse il momento più importante, il momento magico per questo posto fu nel 1819, quando quel signore che vedete alla vostra destra, Carlo Vidua, scrisse una lettera al sovrano e disse che Torino doveva comprare la collezione raccolta da Drovetti e solo se l'avesse fatto, ma lo scrisse nel 19, 42 anni prima dell'Unità d'Italia, ebbene disse l'Italia diventerà un grande paese perché avrà la prima collezione di antichità classiche in Roma, la prima collezione di antichità rinascimentali in Firenze e la prima collezione egizia in Torino. E quel sogno si realizzò, nel 1824 la collezione arrivò e come vedete il museo era un luogo di studio, un luogo in cui cultura materiale e libri erano presenti per capire il passato di questa civiltà ma anche per rispondere alle domande fondamentali dell'uomo. E i primi papiri vengono studiati e si capì che esisteva un'arte egizia in un momento in cui l'arte egizia veniva considerata subalterna, forse prodromica solo a quella greca. E questa nostra magnifica città divenne un centro vitale per l'egittologia ed accolse Jean-François Champollion, il decifratore dei geroglifici, che arrivò subito a Torino per studiare i reperti, per catalogarli, per capirli e disse
che la via per Menfi e Tebe passava per Torino, che Torino era il centro di una nuova storia che si stava scrivendo, la storia dell'egittologia che era appena nata. E questo percorso venne risaldato nel 1894, quando arrivò alla direzione del Museo Egizio Ernesto Schiaparelli, che capì che per mantenere quel primato Torino doveva diventare un grande centro di ricerca, un grande centro di studi. E così, il 15 febbraio del 1906, lui si trovò a Deir el-Medina e gli operai trovarono in questo villaggio un'apertura, un pozzo, che scendeva per 8,50 m. Noi stiamo rientrando con lui in quel momento, grazie alle sue foto e ai suoi disegni. Trovarono una prima sala a gradoni, che era coperta, poi una seconda sala, anche questa bloccata, e una volta tolte le pietre si trovarono di fronte a quella porta ancora sigillata, e Schiaparelli capì che per la prima volta si stava rientrando in una camera semorcrale che era stata chiusa per 3.000 anni. E noi entriamo con lui in quel momento e ritroviamo questi 550 reperti, i sarcofagi, le suppellettili, il cibo, tutto quello che era stato conservato in questa sala e che adesso è al Museo Egizio, perché il Museo Egizio contiene l'unica tomba del Nuovo Regno intatta che si sia preservata e che sia oggi fuori dall'Egitto. Questa è un'altra grande ricchezza che non ci sarebbe se Schiaparelli non avesse capito che la ricerca e l'archeologia era la nuova chiave. Ebbene, ho detto che la riapertura era un punto di partenza, non un punto d'arrivo. E allora oggi ci dobbiamo interrogare su quale possa essere il futuro del Museo Egizio. Beh, forse l'articolo 9 della Costituzione ci dà la risposta, perché dice che la Repubblica, la Res Publica, quindi tutti noi, dobbiamo promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Dalla conoscenza e dalla cultura perviene poi anche la tutela, la conservazione dei beni che abbiamo ricevuto in dono dai nostri padri. E allora il Museo Egizio deve tornare ad essere un centro di ricerca, e se il 1 aprile 2015 abbiamo riaperto, il 1 maggio 2015 siamo tornati in Egitto, siamo tornati a scavare a Saqqara, siamo tornati a scavare quelle tombe dalle cui camere provengono i reperti che conserviamo al Museo Egizio. E questo per noi è la condizione sine qua non per poter poi trasmettere quello che sappiamo, per fare percorsi di apprendimento per tutti, giovani e adulti, per accogliere nell'alternanza scuola e lavoro i ragazzi che vengano da noi per fare un percorso di formazione e imparino a conoscere questa collezione. Ma forse il sogno più bello è quello di radicare il museo nella sua società, e portare il museo fuori dal museo è una cosa a cui io tengo molto e che sta dando tantissimo a noi. C'è chi al museo non può venire, come i bambini malati del Regina Margherita, e a quel punto siamo noi a portare il museo da loro, come siamo noi a portare il museo delle carceri, come siamo noi che vogliamo adesso portare il museo nelle case di riposo, perché il museo appartiene a tutti, a chi può venire, a chi non può venire. E quando dico che appartiene a tutti, appartiene alla società, a una società continuamente cangiante, a una società che ha la fortuna adesso in Torino di accogliere circa 34.000 persone che provengono dal Nord Africa e che in questa collezione possono riconoscere le radici del loro futuro, si possono sentire il benvenuti in questo nuovo Torino e capire che grazie ad un grandissimo paese del Nord Africa questa città ha la fortuna, ha l'onore e l'onere di conservare una cultura materiale che appartiene a loro, al loro paese di provenienza, e loro possono diventare ambasciatori di questa collezione. E allora, proprio per questo, siamo partiti con una campagna in cui noi crediamo molto e che intitoliamo Fortunato chi parla arabo. Fortunato chi parla arabo perché in questa città, in questo museo, può trovare la sua casa, perché in questa città può entrare in dialogo con noi. E allora se la nuova identità del museo deve essere quella di un centro di ricerca, perché senza la ricerca non abbiamo contenuti da trasmettere, senza la ricerca non abbiamo nuovi contenuti da trasmettere, da far percepire al nostro pubblico, ebbene il museo, se questo farà, diventerà anche un luogo di cultura, un luogo in cui si potranno ricreare questi ponti fra la nostra sponda del Mediterraneo e la sponda sud del Mediterraneo, consapevoli che senza l'Egitto noi questo museo non l'avremmo mai avuto. E allora il museo sarà un'entità viva e dinamica. Forse solo in quel momento potremmo dire this must be the place, perché il luogo sarà fatto di persone che quotidianamente fanno ricerca, che la sanno mettere a frutto della società civile in cui sono inseriti, consapevoli che nessuna istituzione culturale, come diceva il direttore del Metropolitan Museum of Art, può avere l'arroganza di pensare
di esistere per il diritto divino, ma la sua esistenza se la deve conquistare giorno per giorno in un dialogo costante con il suo pubblico, andandolo a conquistare e confrontandosi quotidianamente. Grazie.